Antonio. Buonasera. Beh, ci torno ancora, Savrò. Buonasera. Buonasera. Ti presento. Buonasera, Okay. Lo presento, ma in realtà lo conosciamo tutti, Philippe Daverio è qua, ci fa l'onore di esserci, io penso che molti di voi siano reduci dall'inaugurazione delle 18, quando la professoressa Usenda vi ha raccontato del dipinto, immagino meravigliosamente. Philippe probabilmente parlerà più che del dipinto in sé, del contesto, dell'ambiente milanese, dell'ambiente lombardo che ha generato quest'opera del Melzi, probabilmente del Melzi attribuita a lui, ma in realtà l'atmosfera che ha indotto Raffaello, poco dopo, Leonardo, questo Melzi che è un po' di transizione, insomma credo che ne saprà parlare, saprà interessarvi in questo senso. Ne approfitto per ringraziare il gruppo che seguirà poi, il gruppo Chiesa Aperte, che seguirà nei prossimi giorni tutte le visite guidate al dipinto che sarà nella città per 15 giorni e ringrazio le suore Orsoline qua rappresentate in prima fila da una componente saronnese, una componente milanese, senza le quali questa operazione non sarebbe stata possibile. Sapete che il dipinto è stabilmente conservato all'interno della chiesa di San Michele nella casa madre delle suore Orsoline in via Lanzone a Milano in piazza Sant'Ambrogio, e nell'occasione di richiamare la cittadinanza alla casa di Marta, perché poi siamo qua tutti per questo, per la casa di Marta che fra poco verrà inaugurata, quindi grazie a loro abbiamo potuto avere il dipinto qua, a voi la possibilità di goderlo e a Philippe di ricostruire il contesto. Grazie. Grazie a voi. Intanto grazie per la presenza, c'è così tanta gente che mi avete messo 4 bottiglie d'acqua minerale. Ma anche 4 bottiglie d'acqua minerale, per parlare di Leonardo e del Melzi. Beh, intanto bisogna cominciare a sfatare questa immagine che tutti hanno di Leonardo, un'immagine particolare, che è quella di un signore con la barba, no? Che non c'entra niente, non è lui, è una sorta di voglia ottocentesca di dare una immagine a un personaggio mitico, e hanno trovato quella che, perché un po' assomiglia a una delle figure che sta nel grande dipinto delle stanze vaticane, quello di Raffaello, dove c'è un personaggio della scuola d'Atene che potrebbe essere Leonardo. Da lì, con i percorsi romantici ottocenteschi, si è pensato che così con la barba dovesse essere lui. Non è detto che avesse la barba, non è neanche detto che quello sia una tradizione di immagine che fosse arrivata fino a Raffaello, perché poi in fondo gli incontri non ci furono mai. Allora, è tutta una storia misteriosa, ma infatti la cosa interessante di Leonardo è capire come mai è così diventato misterioso, cioè cosa fa sì che in fondo lui diventi una icona dell'inattesa bizzarria rinascimentale. C'è un motivo dietro, è che Leonardo viene dimenticato, cioè mentre tutti i grandi autori che mutano il gusto fra fine 400 e 500 fanno in un qualche modo fanno icona di loro stessi e avranno delle scuole di discendenza, in Leonardo esiste solo il leonardismo lombardo, cioè l'area che è milanese, è lombarda e che entra nella categoria generale di quello che si chiama Leonardo e leonardeschi. Sarebbe più corretto dire leonardeschi e Leonardo, in quanto molti di questi leonardeschi, Foppa per esempio, li sono contemporanei, non discendono affatto da lui. E poi ci sono gli emuli, ma li chiamiamo leonardeschi, Bernardino Luini, considerato, ne avete un esempio straordinario qua a pochi metri in chiesa, nel santuario. Bernardino Luini si dice che sia leonardesco, ma solo perché abbiamo inventato Leonardo. In realtà Bernardino Luini fa parte di quel mondo
di quel mondo lombardo della pittura, al quale aderisce anche Leonardo. Lui è un personaggio un po' particolare. I toscani sono tutti maniaci della precisione. Dalla seconda metà del 400 in avanti fanno la scoperta di questa strana cosa che è la prospettiva geometrica, quella che, di cui Brunelleschi fa la dimostrazione in piazza, facendo vedere con un cartoncino e un buco dentro uno specchio che le linee che si vedono possono essere disegnate. Si fa questa grande dimostrazione e da lì nasce la prospettiva cosiddetta moderna, però in Leonardo non c'è, cioè la prospettiva leonardesca è completamente diversa. Allora, la parte più divertente di questo personaggio è capire un po' chi è. Chi è Leonardo da Vinci? Un po' antipatico, un po' poco artistico, si sentiva forse più ingegnere che pittore, si sentiva genio trasversale, sicuramente in un momento nel quale tutta Firenze sta riscoprendo la classicità antica, sta riguardando le statue e in qualche modo i veri protagonisti del gusto sono quelli che si danno al riferimento dell'antico, cioè quello più facilmente visibile, che sono le statue. Le statue si ritrovano di quadri romani in giro, ce ne sono ben pochi, quindi il riferimento è la statuaria. Nel momento della statuaria, che chiede una attenzione precisa otticamente e che avrà una conseguenza immediata nel campo pittorico, lui fa l'opposto, non si occupa di statuaria. Scrive anche un testo molto serio sulla superiorità della pittura rispetto alla scultura e lo dice un po', e questo spiega già molto del suo carattere, dicendo perché fa meno polvere. Cioè considera quelli lì che si fanno, che sudano, cioè, la generazione dopo di lui, penso al sommo Michelangelo, considera quelli che sudano perché pestano il marmo un po' rozzi rispetto a lui. Considerano anche il lavoro della scultura una rappresentazione in un qualche modo più astratta rispetto alla sua. A dire la verità, affronta già allora un dibattito che sarà il dibattito stabile della cultura occidentale, ed è un dibattito filosofico, curiosamente, non essendo lui per nulla filosofo. Però è un dibattito che oggi possiamo definire come un dibattito filosofico, perché è quello che affronta il tema del come si rappresenta, come si percepisce, come si racconta, quella cosa che i dotti chiamano l'agnosi. Qual è il modo, qual è il percorso per capire il mondo? Il grande dibattito del 400 è un dibattito nel quale la cultura storica del grande Medioevo, ma il Medioevo aveva una cultura filosofica formidabile, bene, questa cultura filosofica è sostanzialmente aristotelica e si fonda sui testi arrivati da Aristotele già nel XII-XIII secolo, poi quelli ampliati dal mondo arabo che li distribuisce da Averroè, che li porta in Spagna, dalla Spagna cominciano a convincere un po' tutti che è la chiave per capire. Adesso non è che non ci fossero più testi di Aristotele in giro, però la vera riscoperta avviene in quel modo lì e Aristotele formerà gran parte del pensiero medievale, cioè non ci sarebbe San Tommaso senza la filosofia aristotelica. E per Aristotele la gnosi è in un qualche modo quella fisica, cioè le cose si sanno in quanto i sensi consentono di percepirla. Questo concetto è fondamentale, cioè si capisce perché si percepisce. E poi invece a metà del 400 viene di moda quella grecità riscoperta, perché crolla Costantinopoli, Bessarione, il grande cardinale greco, viene a stare a Roma si fa questo grande show di grecità, avevano già cominciato a occuparsi di greci, pensate alla fine del 300, già la prima cattedra di greco a Roma è del 1393, viene sta moda del fare i greci e con la moda di fare i greci si fa Platone, cioè Platone riconquista l'immaginario collettivo e Platone è l'opposto, per Platone la gnosi è il trasferire l'idea nella realtà. In realtà, o meglio ancora, nel trovare il simulacro dell'idea nella misura nella quale si realizza una realtà, che è il percorso, il motivo per il quale
Michelangelo dice questa frase che tutti si ricordano perché l'avevano sentito anche a scuola almeno una paio di volte, che la scultura è già nel sasso, si tratta solo di togliere quello che è in più, ma la cosa è già lì, e quindi basta, poi darà poi una dimostrazione formidabile quando gli affidano quel sassone rotto che nessuno voleva affrontare a Firenze perché era un bellissimo blocco di Carrara, quindi molto costoso, ma si vedevano delle venature brutte. E questa faccenda delle venature brutte aveva fatto sì che i grandi, i trinariciutti della scultura fiorentina, hanno detto no, uno si prende quel sasso, arriva lui e dice guardate che c'è già la scultura dentro, e fa il Davide, dimostrando che le contorsioni stesse della materia sono il segno del dove dovrà andare lo spirito della creazione, e il massimo del platonismo. Leonardo è l'opposto, Leonardo è sperimentale, e Leonardo si lega ancora a una cultura abbastanza antica nel mondo fiorentino, che viene poi portata al termine massimo nel culto domenicano che esiste a Firenze. E poi avviene questo fatto curioso che per me rimette, vi ricorderete tutti almeno questa parola congiura dei pazzi, no? Che è il momento nel quale un papa un po' drittone, un po' per non pagare i debiti a casa Medici, un po' perché aveva degli interessi che lo portavano a distribuire il potere in modo diverso da quello che si immaginava la Repubblica Fiorentina, e andando ad appoggiare le politiche più adriatiche che centro-italiane, decide di fare la guerra a Firenze sostanzialmente, si forma il grande scontro, in questo grande scontro nasce all'interno di Firenze un tentativo di ribellione contro la signoria Medici, e fan fuori uno dei due Medici che dovrebbe essere, cioè uno dei futuri della città. Nasce uno scontro fra Firenze e Roma, viene risolto in quanto il banchiere come prima cosa nella sua anima vuole avere tutti come clienti, quindi si deve mettere d'accordo, e il Magnifico trova l'accordo con Roma, e nell'accordo con Roma è previsto un gesto di simpatia. Questo gesto di simpatia consiste nel mandare a Roma il meglio di Firenze come artisti di allora, come super artigiani dell'immagine, per iniziare la fase seconda della grande decorazione della Sistina. La prima fase era avvenuta una quindicina d'anni prima, nell'84 si mandano i migliori, si manda il ghirlandaio, si manda tutto, cioè si fa l'elenco dei migliori artisti fiorentini pronti ad andare. O li manda tutti, ma non manda Leonardo, il quale cioè, si trova lì in una situazione bizzarra, è noto. È di tutti gli artisti una figura nuova di artista, e questo che me lo rende particolarmente interessante, è il primo artista figlio di buona famiglia. Gli artisti fino a quel momento erano sostanzialmente degli artigiani. E attenzione, la cosa interessante è che erano pagati da artigiani. Quello che guadagnava un pittore, ci sono dei resoconti molto interessanti nei conti quattrocenteschi, nei quali si faceva conto per una piccola pala d'altare o per un dipinto anche fatto da mani molto esperte, anche da uomini che noi oggi consideriamo gli eroi della storia dell'arte, il conto della spesa era tot per il supporto, tot per i colori, tot per il fondo oro che contornava, e poi per l'artista un quinto di quello che erano costati i materiali, perché era l'artigiano. Questa figura dell'artista artigiano si rompe alla fine del 400 perché irrompono nel mondo delle arti delle personalità diverse. Il primo di questi cronologicamente è Leonardo. Leonardo non è artigiano, cioè è figlio un po' discusso, però della ragionier capo dello Stato, cioè il figlio di Monorchio, è quello che abbiamo avuto anche noi come ragioniere dello Stato, quindi appartiene a una categoria sociale che ha dei diritti completamente diversi. Il suo successore, che nasce
mezza generazione dopo Michelangelo sarà addirittura di più, è figlio di uno dei notai capo della Repubblica, e infatti Michelangelo avrà addirittura la fortuna di entrare nello stesso sistema di formazione scolastico che sono i Giardini Medici, nei quali vengono formati alcuni che faranno delle carriere incredibili, cioè il futuro Papa Leone X, il futuro Papa Clemente VII, addirittura il figlio Farnese che diventerà poi Papa Farnese, cioè Michelangelo appartiene già a quel mondo, però Leonardo lo precede, cioè il primo artista che non è più uno scalpellino, un decoratore, un realizzatore di pale, è un autocosciente, cioè uno che dice io dedico le cose perché le vedo così e proprio per la mia personalità, per la mia genesi, per la mia cultura decido. Non è un vero spirito scientifico, la scuola, ho visto le sue pagelle, non era un granché. Anche questa nostra mania di individuarlo successivamente attraverso una sorta di agiografia esaltatoria autocentesca del Leonardo ingegnere è anche lì un po' pasticcione, passando attraverso tutti i suoi appunti ritrovarne uno dove le questioni matematiche siano precise è impossibile. È uno che scoppiazzava, infatti riesce a diventare amico dei grandi matematici, avrà un rapporto stabile con i grandi matematici, ma in verità li sfrutta più che per capirli, perché lui rimane tutta la sua vita lo sperimentatore, quello che viene dalla cultura aristotelica che gli passano i domenicani, del motivo per il quale quando arriva a Milano dove va a finire? Va a finire dai domenicani. Ma perché finisce a Milano? Perché in quella spedizione famosa dove la crema della gioventù creativa viene spedita dal Magnifico a Roma per far pace, lui non lo chiamano. Non lo chiamano perché è assolutamente di pessimo carattere, cioè si dà le arie, contesta il tutto, cioè è criticone e non è più un artigiano, è un'altra cosa. Questo personaggio mutato me lo tengono a Firenze. Allora così la racconto in modo un po' ironico, ma a quel punto suo padre prende il telefono e chiama il Magnifico e dice: ma che ti fai? Cioè, qua sono partiti tutti e mio figliolo che li si fa fare? Mio figliolo è l'unico che non, che è? Figlio di chi? E a quel punto lui rimane un po' imbarazzato e dice: aspetta, ti risolvo la faccenda, chiamo il mio socio milanese e chiama Lodovico, chiama il Moro. E dice, uno già a Firenze ci sa questo artista, è bravo, sa far di tutto, soprattutto fa feste fantastiche, si occupa di musica, secondo lui ci si rallegra, è un po', scusa il termine toscano, è un po' rompioglioni, ma per il resto pare ci abbia talento. E dico, io te lo manderei anche lì, perché almeno così smetti di darci fastidio a Firenze perché non abbiamo mandato a Roma. Così arriva a Milano e si piazza un po' in ambito ducale e un po' in ambito della sua origine. Il rapporto che con Santa Maria delle Grazie è un rapporto che ha una genesi molto radicata, perché è proprio quella della formazione domenicana fiorentina. E a Milano inizia a fare il suo mestiere, che è quello di organizzare feste. Era noto perché aveva inventato uno strumento assolutamente inutile, che era fatto con una sorta di lira fatta con una mascella d'asino in argento che si suonava, di cui lui andava molto fiero, ma era soprattutto bravo nel fare ciò che la corte ducale di Milano chiedeva più di ogni altra cosa, mica i dipinti, l'organizzazione delle serate, cioè dà a questa vita milanese un po' di brio, servirebbe anche oggi a dire la verità. Ma non c'è più, ma però da Firenze l'unico che avevano era Renzi, l'ha mandato a Roma e non è che, cioè, e neanche Benigni andrebbe bene, era diversa la Firenze rinascimentale. Arriva a Milano, diventa un protagonista della vita sociale e anche lì, attenzione, quanti artisti sarebbero stati invitati per entrare a far parte da protagonisti di una vita di corte, se non artisti che avevano già loro stessi una serie di caratteristiche sociali che consentivano di farlo, cioè si sapevano comportare in pubblico, erano assolutamente pronti alla vita mondana, cioè era la genesi sociale di Leonardo da Vinci diventa fondamentale anche per la sua vita milanese. E a Milano inizia il suo percorso, che sarà il percorso del andare a vedere come si fanno le cose e dell'andare a mettere in discussione, qui che è anche più facile, tutto ciò che a Firenze invece era sostanzialmente
era sostanzialmente d'obbligo. C'è una domanda alla quale non sono mai stato capace di dare una risposta, perché in fondo, se guardate i cromatismi di Leonardo, quei colori ruggine un po', quei grigi, quelle brume, che un po' come se lui avesse anticipato Armani, cioè i colori di Armani sono già tutti in Leonardo. Ecco, quei colori lì uno dice, ma li ha imparati guardando la Lombardia, cioè guardando le brume lombarde che in Toscana non ci sono. Non è mica tanto vero, perché sono i colori del Foppa, poi, tra l'altro. È una cosa stranissima, perché è come se lui avesse indovinato il suo futuro già nei primi dipinti fiorentini. Nei primi dipinti fiorentini questa inclinazione al cromatismo più intenso, più drammatico, più romantico, per un certo verso, era già presente. È come se lui dalla notte della propria genesi avesse capito che doveva diventare milanese. Infatti a me l'idea che lo si chiami Leonardo da Vinci mi dà tutto troppo fastidio. Io preferirei che si chiamasse Leonardo da Milano, perché se lui rappresenta, è nato a Vinci, ma è un caso, ci sono stati pochissimo, era una specie di proprietà familiare, ma se cresce a Firenze e si forma a Firenze, ma diventa quello che è, lo diventa a Milano. E lo diventa proprio in questo percorso dell'immaginare, dello sperimentare, del mettere in dubbio. Vi voglio far capire meglio la cosa. Nei suoi testi, per esempio, lui comincia a dire, ma cos'è sta faccenda della prospettiva? La prospettiva è quel buchetto famoso, quello fatto dal Brunelleschi, come se avessimo un occhio solo, ma ne abbiamo due di occhi. Quindi non è affatto vero che vediamo quella prospettiva lì. Noi, se guardiamo una sfera, non la guardiamo tagliata in due, come si potrebbe presumere se si dovesse partire dalle linee disegnate della prospettiva. Se guardiamo la sfera, vediamo di più della mezza sfera, perché vediamo un pezzo con un occhio e un pezzo con l'altro. E questo fatto di vedere con i due occhi ci fa vedere oltre la metà. Quindi è un'altra cosa quella che vediamo, se vogliamo indagare la realtà sul serio, rispetto a quello che raccontano i prospettici. Poi fa una disquisizione molto attenta, per esempio, sulla questione relativa, che avrà poi la sua dimostrazione visiva nel Cenacolo. Dice, poi non è neanche tanto vero che esiste un piano, c'è un piano prima, c'è un piano dopo, c'è un piano dietro. Quello che vedo nel piano davanti è una cosa, quello che vedo, che rappresento anche da un punto di vista cromatico, nel piano ufficiale è un'altra cosa. E dietro un'altra cosa ancora, quella cosa dietro ancora più in là è quella che storicamente andremo a chiamare lo sfumato leonardesco. Cioè il fatto che, volendo veramente rappresentare l'esperienza del vissuto e non la teoria del vissuto, questa esperienza gli insegna una serie di percorsi che sono di tipo sperimentale, veri e propri, e dove vedere una cosa dietro l'altra gli permette di immaginare cosa sarà il fondo definitivo. Ed è molto bello, perché tutto il suo percorso di rappresentazione entrerà in quella direzione. Attenzione, e avrà anche una serie di problemi dove in verità i committenti non sono immediatamente d'accordo, perché i committenti, come sempre capita per i committenti, tendenzialmente sono conformisti. Il committente in grado di accettare una mutazione anche minima dell'equilibrio delle cose è rarissimo. Questo suo gusto delle prospettive piace, ma non piace mica poi tanto. Ma rimane sempre in dialogo con il mondo che è il suo mondo di appartenenza. Pensate, io sono rimasto molto offeso da uno dei più stupidi libri che siano stati scritti. Come libri molto scemi hanno un successo formidabile. Il codice da Vinci, una sorta, non sono riuscito ad andare oltre pagina 30, perché alla quarta improbabilità che mi capito di leggere mi venne una sorta di fastidio, mi fermai. La prima che mi dava fastidio è che questo libro è scritto da un americano, quindi non sa niente d'Europa, la prima che scrive e cominciava a parlare dell'odore delle mimose a Parigi. Io devo dire la verità, sono un mezzo francese, ho vissuto gran parte di me, non ho mai sentito odore di mimosa a Parigi, cioè proprio in Costa Azzurra sì, ma anche ad Arezzo, ma a Parigi mai.
E poi, come, poi pieno di confusione del genere, un libro che andrebbe messo all'indice per cretinismo. Poi c'è una seconda fase in cui lui inizia subito, non so se qualcuno di voi l'avrà letto, beh sì, l'ha letto in tantissimi, quindi anche qualcuno dei presenti, non voglio metterlo in imbarazzo, ma è una critica attenta. Lui poi fa una sorta di strana disanima nella quale iniziano questi crimini e arriva un tenente di polizia. Non è mai esistito un tenente, in America ci sono gli lieutenant, no, nei film, ma in Francia c'è, come tutti quelli che sanno, perché abbiamo tutti studiato Maigret da bambino attraverso Gino Cervi, in Francia c'è il commissario e ci sono i suoi ispettori, non è mai esistito un tenente di polizia. Quindi questo per dirvi come la falsificazione di queste letture diventa poi anche una falsificazione, cioè se uno sbaglia il tenente e le mimose, per carità, non diamo il diritto di affrontare il tema di Leonardo, che è leggermente più difficile da documentare. Cioè, sul tenente bastava prendersi, cioè, prendeva l'elenco del telefono sulle mimose. Infatti nasce questa analisi assurda in base alla quale Giovanni sarebbe una signora, no? Il tutto è misterico, balle. Perché bisogna sempre, quando si fanno queste piccole indagini storiche, tornare alla realtà oggettiva. Voi vi immaginate Leonardo un po' spericolato in quanto sperimentatore. Difatti gran parte delle sue opere sono andate in malora, quelle su pareti, perché lui tentava costantemente di, a mio parere per antipatia nei confronti dei fiorentini, lui tentava di evitare l'affresco, inventava, sperimentava una roba nuova, e questa roba nuova gli andava regolarmente in crisi. Cioè il grande decoro della battaglia di Anghiari fatto per Palazzo della Signoria è andato in crisi immediatamente, cioè pochi anni dopo non si vedeva più niente. Ma la stessa cosa avviene a Milano, cioè la sua stesura del cenacolo fatta in modo molto sperimentale è stata poi duramente handicappata anche dalla trasformazione del cenacolo, cioè della sala in scuderia sotto Napoleone, però forse avrebbe resistito meglio se l'avesse fatto in modo tradizionale. La sperimentazione dell'improbabile diventa poi alla fine il motivo del suo degrado, ma è anche il motivo dell'attrazione che si ritrova in lui, cioè la voglia di essere sperimentale. Allora, su questa voglia di essere sperimentale vorrei che voi tornaste a casa. Quando si fanno queste conferenze bisogna lasciare due o tre spunti. Uno degli spunti principali è proprio questo: Leonardo è uno sperimentatore formidabile e come tale l'iniziatore di un modo diverso di affrontare le arti e la percezione, e contemporaneamente è in un qualche modo culturalmente d'antiquariato, perché non è platonico ma è aristotelico, cioè è un pezzo di storia che attraverso la sua incredibile e arrogante genialità passa al mondo successivo attraverso una voglia di essere totalmente autonomo e di non mettersi in discussione se non con se stesso, ma sicuramente non con la società che è intorno. E così inizia l'avventura del Cenacolo, ma qui siamo già alla fine del suo percorso. Uno dei primi lavori è la Commissione della Vergine delle Rocce, dove ne fa una prima per un gruppo francescano, e poi lo espone, e questi lo guardano e dicono: ma guarda che sta narrazione dell'angelo con la Madonna in quel modo, il bambino Gesù, va mica bene, cioè non corrisponde mica a dottrina. Pregasi ritirare l'opera, noi non paghiamo. Lei ne rifà un'altra, riesce a rifilare quella lì, comunque riesce a rivenderla, ma ecco, inizia l'altra, e ne sono le due versioni notissime, quella di Parigi e quella di Londra oggi. Voi ne avete una terza qui che è curiosissima. Allora, queste sono le due prime versioni, una rifiutata e l'altra tollerata, ma sostanzialmente anche lei non del tutto ortodossa, secondo non una visione teologica delle cose, ma secondo le richieste del committente. Cioè il committente paga, vuole, se l'artista è un artigiano esegue, se l'artista è Leonardo da Vinci, come ho detto prima, borghese, figlio di buona famiglia e psichicamente anarchico,
finge di accettare, poi fa quello che vuole fare lui di testa sua. E ne nascono le due prime versioni. La terza versione, quella che abbiamo visto qua, è probabilmente del Melzi, o è attribuibile al Melzi. Allora, chi è il Melzi? Il Melzi è il colpevole delle rocce. Cioè, la questione delle rocce che è abbastanza interessante, perché nella storia della pittura fondali così teatrali non si erano mai visti. Cioè, non è mai successo che una struttura narrativa articolata, attenzione, già in quel periodo alcuni veneti cominciavano a dipingere i paesaggi di fondo, alcuni toscani, i maestri del Perugino, cominciavano a dipingere quell'alberello smilzo ed elegante che poi ha ossessionato Perugino fino a Raffaello. Si cominciava già a dialogare un po' con la natura, ma un gesto così prorompente come mettere tutta la scena in un fondale che in verità è più importante della scena stessa, quello è un dato totalmente nuovo. Questo dato nuovo viene anche lì da due cose curiose. La prima è che, se lo guardate bene, il dipinto non ha un punto di fuga, ma ha due punti di fuga. Cioè, non ha un punto centrale che attira l'occhio, ma si articola su un doppio gioco. Questo doppio gioco, perché diventi percepito, passerà un secolo e mezzo addirittura. Cioè, bisognerà aspettare i primi lavori dei Bibiena, i famosi realizzatori dei fondali teatrali del 600, per riscoprire che il doppio fondale consente una visione completamente diversa della scena. E bisognerà aspettare però invece di pochi anni, una settantina d'anni, per far sì che questo doppio punto di fuga diventi il senso del teatro. E avrà la sua prima grande realizzazione quando si fa a Vicenza il grande teatro olimpico, che per la prima volta rompe il modo di vedere e mette queste due cose che poi sono quelle del teatro, da allora diventa stabile, cioè la porta centrale, due porte laterali, poi le porte di fuga che vanno verso le quinte. Bisogna aspettare loro perché questa sua curiosa invenzione diventi un dato stabile della nostra percezione culturale. È quello che fa di alcuni artisti insopportabili anche lui, come lui, degli autentici geni. Cioè, la genialità sta nel rompere i parametri, porre le basi di parametri che diventeranno quelli di due o tre generazioni successive. E lì il personaggio torna ad essere veramente interessante, perché la sua inattesa capacità di mettere in discussione il tutto è quella che fa di lui un visionario in una dimensione diversa, in fondo, di quello che è il conformismo della sua epoca. E questa è una parte. Poi c'è l'altra parte curiosa: ma da dove vengono queste rocce? C'è un lungo dibattito. Ad Arezzo, fuori Arezzo, a 4-5 chilometri di Arezzo, c'è un punto dove esiste ancora, sopravvive ancora un bellissimo ponte dell'inizio del 400 che passa sull'Arno, dove l'Arno è molto tumultuoso quando piove, quando non piove no, è torrentizio ancora, e su da quel ponte il ponte entra in una serie di incroci di acque che sembrano un po' quelli che appaiono in questi dipinti. Infatti la storiografia abituale fino alla fine del XIX secolo, essendo lui da Vinci, doveva essere toscano, se hai visto dove è passato, quello lì doveva essere l'Arno, quindi c'è l'Arno, non è vero? Perché un luogo da lui non sperimentato non può essere un luogo da lui rappresentato. E questa è la cosa straordinaria, cioè ciò che in lui esiste e viene dipinto è ciò che lui ha in un qualche modo vissuto. E si apre allora la questione molto simpatica del suo rapporto col Melzi. Melzi è un ragazzo di ottima famiglia. Suo padre è praticamente, come potrei dire, il generale del terzo corpo d'armata, cioè quello che è quello che comanda e che ha in carico gran parte del comando militare del Ducato, e ha una casa di famiglia, però molto recente, una bellissima casa appena costruita, sull'Adda. Ed è lì che Melzi lo porta, lo trovate ancora, esiste ancora quella casa. È lì che Melzi lo porta, perché se lo porta in casa. Il che vuol dire
che effettivamente il padre di Melzi accettava che lui facesse il pittore. Guardate che è una roba per quegli anni lì molto particolare. Fare il pittore non era mestiere per gente di buona famiglia. I Melzi, che in quegli anni ricoprono cariche pubbliche molto importanti, per il figlio tutto pensavano fuorché che potesse fare pittore, mestieraccio. Era destinato anche lui, come resta la famiglia, alla carriera militare o comunque alla carriera delle magistrature. E invece questa bizzarra famiglia accetta che il figlio si metta a fare da assistente, da allievo ad un pittore. Apertura mentale assolutamente inattesa. E anche forse concezione del mondo che dà della Milano di quegli anni una visione diversa da quella che si ha di solito. Cioè era molto più aperta del previsto. Era molto più pronta ad accettare anche parametri di vita che le altre aree, in qualche modo nobiliari d'Italia, non avrebbero mai tollerato. Lui finisce dal Melzi e lì vede il paesaggio, perché quello è proprio il paesaggio dell'Adda, in quella parte lì dove passa fra le rocce, prima di Avaprio, prima di andare poi a disperdersi nella pianura più tranquilla lombarda. Prende l'immagine da lì, la porta nel suo dipinto e l'articola su questa sua doppia visione, che è la doppia visione del quadro. Allora, rivisto in questi parametri, diventa molto interessante anche il fatto che il Melzi, colpito da questa esperienza, di nascere i due dipinti, ne faccia lui stesso una replica, perché diventa l'esercizio in un qualche modo della sua maestria. È come se lui finalmente dovesse dimostrare al maestro: ti faccio vedere che sono capace anch'io. Perché gli altri quadri di Melzi sono molto spesso un po' più retorici, in alcuni casi anche più sofisticati e leggermente più perversi. Non si è mai fatta una mostra vera di Melzi, sarebbe molto divertente farla oggi, perché recuperare una personalità e anche un taglio di un'epoca che è affogata un po' così nel disordine col quale di solito affrontiamo la storia lontana. Eppure sarebbe utile farlo. Comunque in quel momento lui, il giovane allievo, cosa fa? Li prende i suoi due esempi dei quadri discussi, uno sono in pratica, è quasi come se fossero in tribunale, perché non glielo pagano, e lui fa ricorso, chiede al duca di sostenerlo, poi alla fine ottiene quello che voleva, o forse una parte di quello che voleva, e lui prende questi due quadri e ne fa una sua versione, e questa sua versione è il riassunto, è come in un qualche modo quella che potremmo chiamare il suo chef d'œuvre, la sua tesi di laurea, e la fa sul dipinto che allora si considera dipinto emblematico di Leonardo. Questo che rende l'opera che avete esposto qua in un qualche modo di straordinario interesse, perché è la prova di un'epoca, è la prova di un ragazzo che fa carriera con lui e che poi giocherà un ruolo importantissimo, perché lui sarà in un qualche modo il suo erede morale, è quello al quale verranno lasciati gran parte dei disegni, lo segue a Amboise nella fase terminale della sua gloria, perché anche lì non è un pittore esportato. È uno che capisce benissimo come gira la faccenda, e se va a lavorare per Francesco I di Francia, va a lavorare allora per l'uomo di massimo successo in Europa. E l'uomo di massimo successo in Europa gli mette a disposizione non quattro bricole e una casuccia, gli mette a disposizione il castello di Amboise. Cioè, lui risiede al castello. Non è mai più successo dopo per un artista una fortuna così in un qualche modo clamorosa. È un po' come se un artista di oggi gli dessero Cape Canaveral, no? Cioè una delle più grandi proprietà dello Stato messa a disposizione oltre alla rendita. Va da Amboise e Melzi lo segue lì e poi lo raccoglierà con una sorta di pietà filiale i suoi materiali, e che poi tornano in parte in Italia, poi vengono ricontrattati, finiscono in parte in casa dei Pompeo Leoni, e vengono conservati da Pompeo Leoni, poi lì arrivano gli inglesi che glielo comprano, finisce quel
straordinario pasticcio delle proprietà, che è in fondo una delle pagine più attraenti della storia dell'arte, il fatto che le cose poi vengano conservate, diventano preziose, vengono comprate qua, finiscono nella regina d'Inghilterra, da noi rimane il codice, cioè è l'epos. L'epos di Leonardo passa attraverso i secoli, molto sotterraneo inizialmente, molto internazionale, però passa. Se pensate alla sfortuna della la famosa Gioconda, la Gioconda che lui aveva fatto per Francesco, che finisce da Francesco I, rimarrà nel castello di Fontainebleau per tanti anni, nessuno la guarda più di tanto perché lui va fuori moda, quella roba lì non piace. Ne hanno usato come una sorta di retaggio di un'epoca indefinita, e ci vorrà una specie di incredibile avventuriero della politica, che è Napoleone Bonaparte, che la riscopre a Amboise e se la mette in camera da letto. E la riscoperta è strano. Una volta i politici avevano più gusto di oggi, dire la verità. No, mi ha sempre colpito, perché questo Bonaparte, in fondo, ragazzo di provincia, parlava anche un francese con un accento un po' meridionale, cioè una sorta di storpiatore della lingua francese, ma non della letteratura. Che ha fatto l'Accademia Militare, arriva lì, scopre il dipinto e se lo mette in camera e diventa, gli restituisce la gloria, ma rimane lì ancora una volta dimenticato. Cioè, in fondo, la Gioconda diventa famosa grazie al furto. Se non l'avessero rubata non diventava un mito. Il furto però avviene in quanto in un qualche modo in alcune aree piccole era già un mito. E lì la storia è sempre strana, cioè un artista anarchico l'ha dipinta e un anarchico la va a rubare. Strano sto fatto. Un toscano diventato anarchico fra Toscana e poi famoso Milano, un toscano va a Parigi e se la ruba, e con quello diventa allora il mito assoluto, perché per cui Marcel Duchamp gli mette i baffi, oggi è il quadro più celebrato del Louvre, è il meno visto anche, purtroppo, perché da un po' di anni per proteggerlo gli hanno messo sopra un vetro di 8 centimetri che lo fa assomigliare, sembra sempre di più un'ostrica nella sua, non si percepisce più, una cosa verde, è difficile anche da vedere perché ci sono di solito 500-600 giapponesi davanti con le braccia alzate perché fanno la foto col cellulare. Lo vedete bene in verità solo nelle riproduzioni, e così come si vedono bene a dire la verità i due grandi dipinti di Vergine Roche, sia quello parigino che quello inglese, si vedono benissimo. Se andate alla National Gallery non c'è neanche tanta gente che li guarda, e poi si vede questo caso che avete voi qua, questo gioco straordinario di aver portato da Milano, grazie alla condiscendenza delle proprietarie storiche, qua messo in prima fila, il gruppo delle fanciulle, che ve lo presta per celebrare, per pensare come gesto di simpatia per il fratello di una delle suore laiche che lavora con voi, lei, no? E per quello che può vestirsi di nero, se no sarebbe che lei sarebbe vestita di grigio, l'hanno tinta un po' più forte. E ve lo prestate, ce l'avete a Sorolla, una storia molto bella che però apre, se non altro, il diritto di riflettere sui quadri. C'è un'ultima considerazione che vorrei fare. Io sono molto critico nei confronti dei musei, perché i musei sembrano un po' così gli ospedali dei quadri, no? D'altro canto bisogna pur metterli da qualche parte, perché se li lasciamo solo il prevosto spesso li dimenticava in un angolo oppure li vendeva, allora messi nel museo hanno un po' di logica in più, ma sono messi in formaldeide, sono messi lì lontani dalla realtà. Poterli rivedere in un luogo dove il dialogo è più fisico, e rivederlo per esempio nell'ambiente la Madonna al meglio sta in chiesa, me l'ha detto anche recentemente, cioè le Madonne stanno bene in chiesa, in casa anche, a mio parere anche in portineria,
cioè quando quelle che di solito la Portinaia infila come riproduzione dello specchio della Portinaia, stanno malissimo al museo. Quella che sta a Parigi sta veramente, quella è messa malissimo. Allora, voi avete la fortuna di vederla da vicino, non è quella lì originale, però c'è tutto quello che conta, c'è tutto il sapore dell'epoca e c'è tutto il rapporto con Leonardo. Non l'ha fatto lui, l'ha fatto il suo allievo, ma l'ha fatto con lui che guardava, che diceva, guarda, beh, sei più bravo del previsto, probabilmente gli avrà detto così. Ed è un documento straordinario, più piccola degli altri. No, quella di Parigi un po' più, ma, perché alla, ma è, sì, è grande uguale, io l'ho vista, l'ho sempre vista un po' più piccola. Perché non, questa è la lunghezza, quella invece è quella, sì, è dritta, quindi la dimensione è quella lì, è quella lì, è una sua replica da studio, e però vi racconta tutti gli elementi di cui abbiamo parlato oggi, cioè la questione della prospettica doppia, la questione del fondo che evapora, della sensibilità diversa del sentire, e ha gran parte della magia, ha questa, cioè la vaporosa magia cromatica, e poi ha soprattutto i colori che vanno della moda italiana, cioè, sono il marrone, quel marrone, un po' quella ruggine, è un dipinto totalmente lombardo. Questo dipinto totalmente lombardo, beh, fortuna d'averlo. Grazie a voi. Ora ti chiederanno qualcosa, ti faranno qualche domanda.